Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo incontro delle voci dell'Aikido. Questa volta nel Salotto delle Voci abbiamo deciso di trattare un argomento legato appunto alla psicologia. Quindi il titolo dell'argomento di oggi è Aikido e psicologia. E quale figura professionale migliore per affrontare questo argomento se non uno psicologo con un percorso marziale? Quindi abbiamo avuto il piacere oggi di avere ospite con noi Marcello Smith, che saluto. Ciao Marcello, benvenuto. Ciao a tutti. Anche a nome dei miei compagni di avventura, e quindi ti chiederei gentilmente, Marcello, una breve presentazione del tuo percorso formativo, sia in ambito professionale che marziale, e poi inizieremmo a trattare questo argomento. Sì, grazie Sergio. Allora, sono Marcello Schmid, appunto. La mia formazione risale a circa, no, sono più di 30 anni fa, credo una cosa tipo 33. Intendo come formazione quando io ho cominciato, diciamo, a occuparmi del corpo. E quindi ci tengo a dirlo perché è iniziato il mio percorso quando ancora ai tempi del liceo iniziai a studiare il Tai Chi Chuan e il Kung Fu tradizionale. Successivamente è arrivata ovviamente poi l'iscrizione all'università con la scelta di fare psicologia. Il percorso nell'ambito delle arti marziali cinesi è durato parecchio, diciamo con il Tai Chi fondamentalmente non si è mai più fermato, con il Kung Fu a un certo punto sì, è proseguito il mio interesse per le arti marziali con l'Aikido, appunto, conoscendo il maestro Masetti, e anche lì è particolare perché a me non è che interessasse più di tanto fare Aikido, mi interessava cercare un qualcosa che fosse di qualità. E quello che racconto sempre è: se io avessi trovato anche uno che insegnava taglio e cucito, ma lo insegnava bene, avrei fatto taglio e cucito. Quindi era un argomento che esula dal discorso arti marziali. Poi, probabilmente, siccome nella mia indole c'è un po' il discorso marziale, sono cascato in quello. Dopo, mi pare, 8 anni o 9 anni di studio con Masetti, ho fatto un altro paio di anni con altri due insegnanti. Pausa di qualche anno e poi sono passato al Kendo e allo Iaido, che poi è terminato. Il Kendo, boh, adesso vediamo, perché siccome sono reduce da un infarto non so se potrò continuare, però vediamo. Per quanto riguarda invece quello che è più considerato l'ambito professionale, appunto la facoltà di psicologia, messa in pausa della questione psicologica tout court, come si considera di consuetudine, perché il mio interesse per il corpo, per l'unione di mente e corpo, mi ha portato a Pechino a studiare la medicina cinese. Perché all'epoca ritenevo, ma lo ritengo ancora, che fosse la medicina psicosomatica per antonomasia o per eccellenza. Da lì ancora l'approfondimento delle medicine naturali all'Università di Milano, tecnica cranio-sacrale, sono un po' di altre cose, fino a che sono arrivato alla specializzazione in psicoterapia. E anche qui, diciamo, particolare per la maggior parte dei colleghi, cioè una psicoterapia di quelle cosiddette a mediazione corporea, che è la psicologia funzionale. Cos'altro? Basta, credo questo è un po' per inquadrare la mia provenienza personale. Beh, un percorso formativo importante, direi. Ascolta, vista la completezza formativa, ti faccio subito una domanda. Quanto si sono influenzati i due percorsi, cioè quello professionale
e quello marziale personale tra di loro? Quanto sono risultati amalgamabili e se è stato utile riuscire a metterli insieme oppure no? Sì, enormemente direi. Qualche anno fa, quando ancora insegnavo il Tai Chi, una cara allieva, fra l'altro collega mia, quindi psicologa, a un certo punto ebbe come un attimo una pausa e mi disse: Ma Marcello, ma quanto il fatto che tu sia psicologo ha a che fare con cosa e come ci insegni? Non seppi rispondere in maniera precisa perché in effetti è stata una compenetrazione nel tempo, ma aggiunsi anche, e ne sono convinto ancora oggi, non è solo la psicologia che è entrata, ad esempio, nell'insegnamento del Tai Chi, ma tantissimo la mia esperienza con la meditazione, con lo yoga taoista, con lo yoga indiano, con tutte le esperienze, cioè io penso che ognuno di noi sia un contenitore, la migliore delle ipotesi è che sia un contenitore in cui non ci siano solo contenuti stratificati e basta, ma che come un apparato digerente vengono digeriti, scomposti, metabolizzati, qualcosa anche eliminato, giustamente, e poi quello che resta siamo noi. Quindi la risposta è sempre quella: sì, enormemente la mia formazione in altri ambiti è entrata nella pratica e nell'insegnamento all'epoca delle arti marziali, ma come qualsiasi altra cosa della mia persona, direi. Ci tengo in questo a precisare una cosa: ecco, il mio percorso di arti marziali non ha mai voluto essere un percorso di arti marziali per menare, ecco, non mai mi sarei iscritto, con tutto il rispetto, a MMA o cose di questo tipo. Ho sempre cercato un approccio tradizionale, se vogliamo chiamarlo così, o filosofico da altri punti di vista, cioè qualcosa che avesse delle basi storiche di evoluzione della persona, ecco. Il Sì, meno. io Dimmi ho una pure, scusa. domandina subito a bruciapelo così che mi hai fatto, Sì. se posso, se posso. Niente, Certo. ascoltandoti mi hai fatto proprio immaginare una cosa che secondo me è importante. L'empatia, parliamo di empatia, può Sì. essere educata, visto il tuo profilo psicologico rispetto all'arte marziale? Bella domanda, Sì. eh? Domandina da niente. Allora, sull'empatia, l'empatia. Se la intendiamo non semplicemente in termini come dire, emozionali, cioè io sento insieme all'altro, no? Ma se guardiamo anche le basi, se vogliamo, neurofisiologiche, è stato detto che la base dell'empatia sono i neuroni specchio. Allora, quando noi ci rispecchiamo nell'altro, certo, rispecchiamo e sentiamo che cosa può essere il suo stato emotivo in quel momento. Ma visto che qua abbiamo a che fare con il discorso delle arti marziali, dove c'è un apprendimento motorio, noi usiamo in un certo modo la stessa area cerebrale per vedere, imitare, e poi certo, vedere, imitare, ma se riesco anche a comprendere il senso di un gesto, il senso di una, chiamiamola, tecnica, perdonatemi, allora sì che arriva una comprensione migliore, un approccio migliore. E poi, perché no, le emozioni fanno parte costantemente della nostra vita, anche quando pratichiamo arti marziali. Ci sono di mezzo le emozioni. Io, ad esempio, una cosa che risento tanto è l'aggressività. In alcune arti Adesso mi marziali. è servita la seconda domanda, te lo dico, eh. Sì. La faccio subito, sennò poi mi dicono che prendo tutto il tempo No, io. fallo finire, fallo finire. No, nel senso, Magari già ti subito, dopo, rispondo. quando è Ok. finito, dai, scherzo. Allora, in alcune arti marziali l'aggressività è molto più spinta, in altre meno.
Penso che, fra l'altro, a parentesi, ognuno di noi, ogni persona che si approccia alle arti marziali dovrebbe inizialmente chiedersi perché le fa, qual è il motivo che li spinge a fare un'arte marziale e quanta aggressività c'è dentro, perché poi si ritrova tantissimo. Allora, nel Tai Chi ovviamente l'aggressività è molto molto ridotta, ma in una pratica come il Kendo, Mi stai già rispondendo, bravo. in una pratica come il Kendo è molto forte. Nell'Aikido per fortuna è molto attenuata, ma ho visto situazioni in cui comunque c'era un'aggressività o evidente o malcelata. Comunque, nel momento in cui io Marcello, per carità, faccio un discorso personale, mi metto a nudo in questo, mi trovo davanti a una persona che esprime aggressività, io lo avverto subito e mi crea un disturbo, mi crea un'alterazione. Difficile poi per me riuscire a mantenere un certo distacco. Ecco, io sono uno che non so resistere alle provocazioni, no? Quindi l'aggressività dell'altro in un certo modo è una forte provocazione. Questo discorso lo fece anche Masetti all'epoca, no? Cioè del fatto che con le arti marziali noi ci troviamo tutto un bagaglio di tecniche che ci potrebbero insegnare a essere dei supereroi, in realtà poi nella situazione, esatto, nella situazione di strada, per così dire, dove l'altro ha magari una fortissima aggressività, lì si spegne tutto, va in palla. E anche su questo ci sono motivi neurofisiologici che, vabbè, non stiamo ad approfondire. Non so se c'è già una risposta alla tua seconda domanda in quello che ho Beh, detto. parlavo proprio di questo dualismo, no? Tu hai parlato di due arti che sono contrapposte, che una è il Kendo e l'altra il Tai Chi. Quindi diciamo che uno si cerca un po' più il risultato nel Kendo, se chiaramente fatto in maniera agonistica, no? E tu mi insegni che esattamente nel Kendo è proprio l'immaginazione di avere un avversario in qualche modo e quindi avere un discorso anche empatico diverso, no? Dove non è più una relazione come potrebbe essere attraverso l'Aikido. Era proprio questo il profilo, il rovescio della medaglia, un'attività dove c'è un forte accentrazione sicuramente di autocontrollo, come anche nel Kendo, sicuramente nell'Aikido, ma no, molto meno di relazione, presumo, perché nel Kendo si attenta più al risultato. Correggimi se sbaglio, perché magari la tua No, esperienza su ti questo porta io via. personalmente non sono d'accordo e non sono d'accordo per un motivo iniziale subito della mia scelta di provare a fare Kendo. Anche quello non è che mi interessasse, quel poco che avevo visto neanche mi piaceva. Però a un certo punto ho avuto come un lampo e ho immaginato la shinai, quindi diciamo la spada di bambù, come un'antenna. Oh, allora, parentesi, quello che io cerco da una vita è l'approfondimento della sensibilità, quindi della relazione con l'altro. E mi sono immaginato due persone con due antenne e sentire l'altro, secondo me, secondo il mio approccio, e sono un principiantissimo nel Kendo, per carità, però secondo il mio approccio, cioè, è quello che io cerco. La relazione nel Kendo è fondamentale, questo lo dicono tutti gli insegnanti, tutti gli insegnamenti. Quindi è vero che c'è una forte dinamica, dei grandissimi impatti, veramente c'è un'adrenalina negli scontri di Kendo, anche molto evidente, ma secondo me appunto non deve mai cedere tutto a questo aspetto, altrimenti diventa una zuffa, e questo più volte l'ho visto in Le palestra. prossime 30 domande te le risparmio per dopo, lascio spazio a qualcun altro, comunque mi hai già suggerito un altro argomento. Mi aggancio a un tuo post Quello che del mai, riguardava quello del mai. esatto. Quello che io poi ti ho condiviso è stato uno scritto che io ho preparato per l'esame di primo Dan, in cui si dà una parte anche alla teoria. Allora io sono andato a cercarmi nei miei libri di etimologia dei caratteri cinesi a che cosa corrispondesse quel carattere lì che è Mai, e
abbiamo a che fare con la relazione, che sia una relazione con una distanza maggiore, perché nel kendo ci sono queste diverse, no? Una distanza larga, una distanza intermedia, una distanza stretta, ma è sempre, nel carattere è ben preciso, è sempre da tenere conto che ci deve essere relazione, se no sono due persone che fanno un solitario, Poi la fondamentalmente. seconda domanda te la faccio dopo, perché ho già la seconda domanda su Sei qualcosa già del alla mare. terza, eh? Appunto, lui è rimasto, continua a dire la seconda, adesso te la faccio la seconda e ne hai già fatte Va quattro. bene, mi taccio, dai. Avremo magari altre occasioni per incontrarci con Marcello, visto che l'argomento ti solletica, Mauri, così fortemente. Sì, ma a Io me piace, lo sai. volevo rubare un attimo ancora del tempo ai miei amici, perché volevo fare un altro discorso con Marcello. Io sono fondamentalmente convinto che ci siano diverse strade per aiutare le persone a conoscersi. E tu prima hai esordito dicendo: io sono una persona molto curiosa e attenta alla qualità delle cose, quindi se avessi incontrato un sarto o comunque qualsiasi altra attività che io avessi ritenuto di qualità, probabilmente avrei seguito anche quel percorso lì. Però fatto è che il tuo percorso formativo è comunque ha un connotato marziale, che sia cinese, che sia giapponese, che sia quello che vuoi, comunque c'è una ricerca di una fisicità più o meno velata, Sì. che non è quella del sarto o del tiro con l'arco. Avresti magari potuto sviluppare la stessa cosa facendo kyudo, facendo shodo, facendo Ho altre pensato. discipline. Lo so, però ci deve essere un lato di te che ti ha portato comunque a sviluppare più una componente fisica. Allora, quando tu prima hai detto che in questa relazione fisica, indipendentemente dalle discipline, c'è una componente di violenza che può essere più o meno velata, ti chiedo, la violenza in realtà è una condizione che abbiamo dentro tutti noi e che non è priorità di una disciplina, nel senso che sì, ci sono delle modalità che possono favorirla, ma personalmente ho incontrato praticanti di Tai Chi estremamente nervosi e violenti, così come ho trovato persone che hanno praticato MMA, giusto per rendere merito a uno sport più che un'arte marziale, uno sport da combattimento che è ritenuto violento e così non lo è, se non in alcune manifestazioni fisiche che non sono supportate dalla violenza di cui stiamo parlando noi adesso. E quindi ti chiedo, intanto, come mai secondo te c'è così tanta violenza, a prescindere dalle discipline? E in secondo luogo, secondo te, i percorsi marziali, a prescindere dai percorsi che uno decide di scegliere, non avrebbero tutte le credenziali per aiutare le persone ad educarsi a quel lato oscuro, passami il termine, che abbiamo tutti nel manifestare ciò che non riusciamo a comprendere esclusivamente con della violenza, che sia rivolta verso il prossimo o, come spesso accade, verso se stessi? Dunque, bella domanda. Ti ho stuzzicato abbastanza. Sì. Allora, innanzitutto faccio solo un appunto sui termini, perché io non ho usato il termine violenza, ma aggressività. Violenza, Perdonami, hai secondo me, siamo ragione. ancora oltre, però anche dal punto di Hai vista biologico, etologico, preferisco parlare di aggressività. Allora, l'aggressività sì, c'è insita in ogni animale, in ogni essere vivente, dal rettile all'essere umano. Detto questo, le arti marziali possono essere una grande via di modulazione di questa nostra aggressività, però in alcuni casi possono dare un'arma in mano. Cioè, se io, come accade a volte, mi iscrivo in una palestra perché ho voglia chiaramente di imparare a menare, forse per difendermi, in altri casi per essere potenzialmente dannoso. Allora è un po' come succede negli Stati Uniti, tutti con le armi,
Ma prima o poi vengono tutti solleticati dall'idea di provare a premere quel grilletto. Più si è consapevoli in maniera buona, non il lato oscuro, della propria capacità, più si ha anche l'idea di dire non posso usare. Più si è meno coltivati in quest'ambito, più si è solleticati a questo. Se uniamo questo fatto con il discorso che tu hai accennato, come mai così tanta violenza? E la violenza c'è, l'aggressività c'è tantissimo in questo mondo, perché sono risposte che vengono tanto stimolate dalle situazioni di frustrazione e di malessere a cui andiamo incontro. Più siamo in una situazione di disagio, più saltano fuori le cose. Profonde, paura e rabbia, paura e aggressività. Poi paura e aggressività sono anche strettamente, fortemente collegate. Dalla paura può nascere aggressività. Marcello, Marcello, guarda cosa ho scritto qua. Paura. Sì. Io ascolto ma prendo appunti, È la terza eh. domanda. Ok. Benissimo. Allora, quindi, tornando a noi, le scelte, le possibilità nel campo sono due, come dicevi Sergio, lato oscuro o il lato, come si chiama l'altro? Lato buono? Lato, L'altro vabbè, lato. l'altro lato, giusto, l'altro lato, ecco. Sta a ognuno di noi e sta tantissimo nell'insegnante che o negli insegnanti Certo. che incontriamo sulla nostra strada. Tantissimo. Perché un buon insegnante, un buon maestro riesce a stemperare magari un ragazzo particolarmente agitato, aggressivo, che ha voglia di menare le mani. Beh, vale l'esempio di quel classico che è Karate Kid, no? Esatto, Cioè, da stavo una per dirtelo, parte. stavo per Da dirtelo. una In parte il realtà i saggio, maestri dall'altra ce parte. ne... in realtà i maestri li sceglieremmo. Poi dopo la fregatura è che se trovi un maestro che sostiene la tua aggressività, fai la fine di Karate Kid quello che facevi Teschi. Se trovi i Miyagi della situazione, ti trovi a imbiancare perfettamente la staccionata della tua villetta. E hai capito che stai bene così. Vero, verissimo, anche decisione, certo. Certamente, certamente. Condivido, condivido. Dipende poi anche dal livello di maturità con cui si arriva in una palestra, in un dojo. Da giovani, giovani, ovviamente, forse che ne so, decidiamo che vogliamo fare karate. Qual è la palestra sotto casa? Quella, boh, quello è chi mi trovo davanti, mi trovo. Il mio percorso personale che è andato avanti per tanti anni e anche le ultime scelte le ho fatte negli ultimi anni. Io sapevo benissimo a quel punto che cosa cercare e che cosa scartare. Quindi vale ancora il discorso del taglio e cucito. Se vado per disciplina, posso fossilizzarmi sulla disciplina perché mi piace quello e voglio fare quello. Se vado su, no, alt, a me serve un certo tipo di insegnamento, allora che sia una disciplina, un'altra, un'altra. Vado a cercare, a volte facendosi anche del male, andando a scegliere degli insegnanti lontani, non facilmente raggiungibili, delle cose un po' più scomode, ma è anche disposti a mollare tutto. Questo è la vita. Certo. Sì, non è dell'arte marziale. Non è dell'arte marziale, chiaro. Certo. Poi c'è un altro aspetto che tu hai accennato, cioè il fatto dello scegliere un approccio costantemente Sì. corporeo, no? Le arti marziali, ma poi anche nell'ambito psicologico, delle medicine naturali, della medicina cinese. Sì. Sì. Il perché io abbia scelto sempre questo non te lo so dire. È nella mia indole, sono cresciuto con una fisicità parecchio curiosa e sviluppata. Ho scoperto negli ultimi anni una cosa interessantissima che viene ormai riconosciuta da alcuni studi, che
lo stato di benessere collegato alla coscienza di sé, cioè noi stiamo bene tanto quanto siamo consapevoli di noi stessi, ma questa consapevolezza è una consapevolezza che passa attraverso la percezione del proprio corpo, quello che noi in termini funzionali chiamiamo le sensazioni. Cioè non siamo più in un ambito, non dobbiamo più stare in un ambito cartesiano, cogito ergo sum. Sum ergo cogito è una funzione del mio esserci al mondo, il pensare, il ragionare, il razionale. Ma noi siamo qualcosa di profondamente diverso da questo. E il nostro sistema nervoso ce lo dice. L'ultima parte che si forma e che si è sviluppata anche nell'evoluzione della specie è la neocorteccia. Ma sotto ci sono i centri più biologici, quelli che vanno a sentire, a muovere, a far vivere il corpo, e a quello bisogna tornare. Quindi, anche nelle arti marziali, un approccio che sia prettamente tecnico, tecnico inteso nel si usa una tecnica, però per andare a vivere, sentire il mio corpo, sentire visceralmente quello che sto facendo. Questo anche poi per quanto riguarda le emozioni. Questo, secondo me, allora si entra in un ambito molto interessante. Sì, L'arte l'arte marziale può diventare marziale allora. vissuta come un mezzo, non come un fine. Assolutamente. E beh, do Certo. una via. Assolutamente d'accordo. C'è Luca che non vede l'ora di farti una domanda, l'ho visto dallo sguardo. Sì, cioè, le domande intelligenti me le avete rubate tutte. Non lo so, adesso no. No, io sono rimasto veramente affascinato, al di là che sono stati toccati veramente tanti temi che mi ero segnato e mi sono un po' perso nell'ascolto perché veramente mi risuona tanto. E quindi mi trovo un po' spiazzato, ma agganciandomi un po' a quest'ultimo discorso, soprattutto per quello che riguarda la figura dell'insegnante. Diciamo che le arti marziali, poi seguendo un po' anche lo sviluppo, diciamo l'evoluzione del pensiero, sono rimaste un po' ancorate al passato per quello che riguarda comunque l'insegnamento e spesso anche la finalità dell'insegnamento. Poi con l'introduzione del lato sportivo, diciamo che tante cose si sono perse, non si sono sviluppate. Io ti vorrei chiedere, dal tuo punto di vista, oggi, per insegnare con la I maiuscola, è necessario integrare con aspetti che tradizionalmente con le arti marziali hanno sempre avuto poco a che fare, almeno nel parlato, ecco, come dire, nella tradizione. Sì, vorrei chiederti una precisazione, Luca, se mi permetti. Tu Certo. hai accennato a un insegnamento tradizionale, hai usato questo termine. Sì. Che cosa intendi? Mi sembra che lo stai contrapponendo a un qualcos'altro. Diciamo, forse sì, mi sono espresso male. Volevo dire, nel insegnamento che si è sviluppato oggi e Sì. che quindi è maggiormente diffuso, dove tendenzialmente i requisiti per insegnare si basano quasi esclusivamente sul lato tecnico. Quindi da questo punto di vista, secondo te è necessario integrare anche con altro? Siamo arrivati a un punto in cui questa è una necessità. È sufficiente tramandare semplicemente la tecnica e la finalità della tecnica? Se pensiamo al lato sportivo, al fare punto, o invece, perché no, è auspicabile che ci sia invece un'integrazione per un qualcosa che vada anche in altre direzioni. Beh, dipende dalla finalità dell'insegnante e dell'allievo. Se voglio fare agonismo puro, cosa che per fortuna nell'Aikido non avete, è chiaro che l'insegnamento tecnico per fare punto crolla. Se poniamo, allora vado a fare Kendo, dove c'è tutto l'aspetto agonistico di gara.
e mi interessa solo quello, va bene anche al limite un insegnante estremamente tecnico che, ma anche lì poi ci sono tante differenze perché ho conosciuto insegnanti tecnici dal punto di vista tradizionale e insegnanti tecnici dal punto di vista sportivo. C'è molto questa divisione, ci sono insegnanti che dicono no, noi le gare ci interessano relativamente e altri insegnanti che dicono no, prima di tutto bisogna mettersi alla prova in gara, poi c'è tutto il resto. Lì dipende, però se l'insegnante deve avere la I maiuscola è chiaro che più completo è come persona, più avrà qualcosa da tramandare, da insegnare. Va da sé, non c'è possibilità di dibattito in un certo senso su questo perché va molto sul personale. Allora inserisco un attimo con un altro pezzettino, perché Sì. prima hai accennato, facendo quella similitudine con l'America e il discorso delle armi, no? Per esempio, un insegnamento che punti al punto, no? All'aspetto sportivo. L'insegnante che magari si occupa solo di questo aspetto qui, e quindi tralascia, faccio sempre esempi molto estremizzati, no? Però diciamo, tralascia completamente l'aspetto umano. Può correre il rischio di caricare l'allievo che poi prima o poi magari spara un colpo? Quindi come anche associazioni, no? Come movimento sportivo piuttosto che le istituzioni preposte. Hanno responsabilità in questo, nella formazione a 360 gradi di eventuali insegnanti? Quello che diceva Sergio, il rischio che l'insegnante vada a puntare, a caricare troppo su un allievo che già è aggressivo, questo c'è, che ci possano essere associazioni o enti preposti a stemperare questo è difficile. Cioè, come misuriamo dal punto di vista oggettivo? O addirittura tecnico, un insegnamento troppo aggressivo da un insegnamento invece filosofico. È chiaro che qui è tutto in un ambito estremamente di scelte personali. Fra l'altro, l'ambito delle arti marziali è particolare perché in tutte le altre discipline sportive, poi alla fin fine, bisogna, ad esempio, la miglior cosa è essere laureati in scienze motorie, il vecchio ISEF. Allora lì tu hai tutta una serie di conoscenze tecniche, anatomiche, fisiologiche che portano a non fare movimenti, far fare movimenti sbagliati a un allievo e portare avanti un certo tipo di attività motoria corporea. Le arti marziali sono arrivate da noi molto, molto recentemente, in un certo senso, grosso modo anni 60-70. Chi aveva la conoscenza tecnica tradizionale, il grande maestro, ecco che insegnava, ma questo rimane ancora oggi. Difficilmente viene chiesto, anzi, non viene chiesto di essere diplomati, laureati in scienze motorie. Certo, poi esistono vari enti, CONI, XEN, eccetera, eccetera, che fanno dei corsi per dare un'infarinatura e allora sì, puoi andare a insegnare, ti autorizzo. E poi ci sono tutte le questioni assicurative, ovviamente, che entrano in gioco, che sono molto importanti. È molto difficile in quest'ambito che si possa dare un inquadramento diverso da quello che attualmente c'è. Nel Kendo, ad esempio, non conosco, ripeto, sono molto principiante, conosco poche cose del panorama italiano, però di quei pochi che conosco ce ne sono, c'è cioè uno che conosco che è un caro amico, che è un ISEF, quindi scienze motorie. Tutti gli altri maestri, anche veramente di alto livello, sesto Dan, settimo Dan, in Italia al massimo abbiamo settimi Dan.
non hanno quel bagaglio tecnico. Bravissimi maestri, comunque. Come facciamo a inquadrare, Luca, la tua questione va in loop, cioè non si può. Come si fa a dire, andare da uno, poniamo, non so, io sono il presidente del comitato Xen, vado da uno e dico, no, guarda, tu sei troppo aggressivo. Boh, come lo misuri? Non è possibile, non è possibile. Deve rimanere per forza tutto in un ambito di scelte personali. Perfetto. Adesso mi viene in mente una cosa molto importante. Fino adesso abbiamo parlato di aggressività o addirittura di violenza. Questo perché lo vedo nella pratica clinica quotidianamente, l'ho visto nella mia esperienza anche del mio lavoro, della mia terapia, di tutto il percorso formativo. Sembra che noi non abbiamo altra scelta, o essere quieti e muti, oppure diventare aggressivi. Nella psicologia funzionale c'è un concetto chiave su cui forse siamo gli unici che riescono a lavorarci così bene. Noi la chiamiamo forza calma. La forza calma, che non è un concetto, è un'esperienza di base che forma la nostra persona, la nostra personalità, può essere, deve essere messa o rimessa in gioco, perché noi nasciamo con tutti i funzionamenti belli, belli a posto. Poi vengono alterati. Deve essere comunque, diciamo, rimessa in gioco con esperienze corporee in cui, arrivato al bivio, mi incazzo oppure no, scelgo, attraverso anche tecniche precise che facciamo in terapia, di non usare la voce che graffia in gola. Il gesto che diventa non solo, come dire, potente, ma diventa anche duro. Allora la durezza porta all'aggressività, ma un gesto che rimane potente ma morbido e calmo, quello dà tutto un altro aspetto, un modo Marcello, diverso di sentirsi. Come? hai meno di un minuto, perdonami, concludi perché Sì. dobbiamo Ok. agganciarci nella seconda. Ho visto adesso che stiamo per scadere, scusami. Ok. Dicevo, questa forza calma ci dà un modo completamente diverso di sentirci e di relazionarci o addirittura anche opporci all'altro. Ed è una cosa che ha molto più a che fare con la determinazione, con avere una consistenza forte che ti lascia, non dico completamente inamovibile e inalterabile, ma che non ci porta nell'aggressività e nella violenza. Le arti marziali potrebbero fare tanto questo, potrebbero, se fatte bene. Allora Marcello, devo dire che tutto quello che ci hai detto fino adesso ha risposto a tante domande che mi ero un po' preparato e che mi stavano venendo nel mente. Quindi, intanto ti devo veramente ringraziare perché secondo me molte cose che hai detto si avvicinano molto poi a quello che sono pareri che abbiamo probabilmente condiviso in queste nostre chiacchierate in passato, però devo dire che con un punto di vista anche un po' più differente rispetto al solito, perché il tuo percorso proprio da psicologo e di arte marziali è leggermente differente magari al nostro, però devo dire che si accomuna veramente tanto per certi aspetti. Arrivo, diciamo, quindi, giusto un po' per infarcire, per non fare troppo velocemente le mie domande, arrivo sostanzialmente a un paio di curiosità che volevo chiederti. La prima è proprio una curiosità semplice che ho un po' da sempre. La seconda invece ti vorrei chiedere un parere, diciamo, professionale, poi ci arrivo. Allora, la prima curiosità è questa. Una massima che viene spesso detta nel mondo dell'Aikido, ma vale penso per tante altre arti marziali tipo l'Aikido, è che la vera vittoria è la vittoria su se stessi. Come dire che in un certo qual senso in una disciplina come l'Aikido non c'è da sconfiggere qualcuno, ma se c'è qualcuno da sconfiggere è il nostro io per poter, come dire, superare certe barriere, certi limiti che ci imponiamo di partenza e cercare di
ottenere il meglio che possiamo dal nostro corpo e dalla nostra mente mentre lavorano assieme. Secondo te, perché l'Aikido, come discipline che lavorano principalmente su questo, sono, come dire, un po' sottovalutate, un po', come dire, marginali, non sono così di massa? Perché la gente è più spinta invece alla competizione che invece all'evoluzione della propria persona? È facilissimo, Andrea. Perché se tu scegli un approccio che possiamo anche definire prettamente tecnico, sportivo, agonistico, ma agonistico, vabbè, diciamo, vabbè, ci siamo capiti, quell'approccio più vado meno e me ne esco, mi faccio la doccia, è facile, tutto sommato è facile. L'altra opzione, devi fare un mazzo così, devi metterti in discussione. È lo stesso motivo, esattamente lo stesso motivo per cui preferiamo un farmaco a una terapia che sia terapia. Preferiamo un approccio semplicistico, magari di coaching, piuttosto che un lavoro profondo di psicoterapia che mette in discussione la nostra struttura profonda. Noi scegliamo sempre queste vie, ahimè, più facili. Noi in generale, io personalmente no. Immagino che anche voi, se siete qui, è perché siete della stessa idea. Fondamentalmente, quindi, è più facile, è troppo facile, è tutto un po' in discesa. Sì, incontrerò delle difficoltà, magari mnemoniche su alcune cose, delle difficoltà di, che ne so, coordinazione motoria, ma poi finisce lì. L'altra cosa è diversa. Ed ecco, sì, allora, ancora una volta, l'insegnante fa la differenza. E diciamo, un conto è essere insegnanti e un conto è essere maestri. Maestri ce ne sono pochissimi, anche se tutti si professano maestri. Guardate cosa è successo nel mondo dello yoga, dove ormai ci sono più maestri che allievi. Non è possibile. Anche nell'Aikido, già, anche nell'Aikido è già così. Sono più akame che principianti ormai. Ok. Io non la metto più l'akama, giusto per... peccato, che bella. Per aver fatto un passo indietro. Esatto. Persone che magari dopo 3 anni di pratica cominciano a insegnare così, boh, è un po' tanto un problema. Magari... Ma quindi secondo te... Questa ricerca della semplicità è la ricerca di un obiettivo veloce per poter, in un certo senso, manifestare un titolo, qualcosa verso l'esterno, tipo, ah, io sono campione di qualcosa, io sono cintura nera, qualcosa di questo tipo? Può non essere un manifestare verso l'esterno, un professarsi un qualcosa o esporre un certo titolo. Ha a che fare magari con una cosa nostra, personale. Cioè, vado in palestra, comincio a caricare di pesi sui bilancieri, mi dà un senso di, come dire, compattezza, un senso di presunta potenza, anche piuttosto rapida e facile, che posso anche non mostrare. Posso anche non mostrare i muscoli poi in spiaggia, ma mi dà un senso apparente di padronanza, di essere massiccio. Quindi è anche molto interiore. Non necessariamente deve essere sbandierato. E molte, molte persone che scelgono di fare un'arte marziale stanno cercando di mettere dei ripari a un'insicurezza, fondamentalmente. Alcuni lo cercano facendo pesistica, altri lo cercano facendo un'arte marziale. E siccome siamo in un mondo, e lo abbiamo visto in questi ultimissimi anni di social network, di smartphone impazziti, dove tutto deve essere estremamente rapido, estremamente superficiale. Allora, quello che diceva Luca, anche, no? L'insegnamento tradizionale versus un insegnamento meno tradizionale. Quello tradizionale, dove c'è quello un po' da film, no? Dove il maestro dice 2 parole in croce, non ti spiega, ti fa dipingere la stecciolata, poi capirai forse.
Io non sono del parere che bisogna insegnare in questo modo, per carità. Però lì richiedeva veramente, dopo 10 anni uno diceva, adesso forse ho iniziato il mio percorso. Dopo 10 anni, oggi come oggi, a una persona non glielo puoi dire, perché 30 secondi di TikTok sono il tempo limite. Allora, con le dovute, proporzioni, se io dico a una persona, guarda che ci sarà un percorso lungo, profondo, dove ti metti in discussione, e sto parlando sia della psicoterapia che delle arti marziali, i più scappano, a meno che non abbiano un bisogno veramente forte. Se io dico a un paziente, guarda, magari ci vorranno un centinaio, una settantina, 80 sedute, scappa, la maggior parte scappa, quando magari c'è il coach, il counselor o qualcun altro che gli ha detto... Basta Marcello, se no qui le domande aumentano, non ci sto più sui fogli, ho dovuto prendere un altro foglio. Tu continui a mettere benzina e io continuo a scrivere. Quindi questo fondamentalmente credo che sia un motivo psicosociale molto molto evidente. Ok, allora adesso ti faccio una domanda, ti chiedo un parere professionale, mettiamola così. Cambio anche un po' un attimo leggermente il discorso. Allora, io sono più o meno 10 anni che mi diletto ad insegnare. Non mi definisco maestro, però sicuramente è un qualcosa che mi piace, proprio cercare di trasmettere una conoscenza, un percorso alle persone. Devo dire che di difficoltà attraverso l'insegnamento ne ho affrontate tante. Una in particolare con cui faccio più fatica ad ottenere un risultato è quella in quando l'allievo di turno ha la paura di cadere, no? La paura di fare le cadute. È una delle paure più difficili da far affrontare, ho riscontrato nella mia esperienza, a una persona. Molte volte non c'è un vero e proprio problema fisico dietro, perché è chiaro, se c'è un problema fisico, è proprio una questione psicologica. E quindi il parere che ti chiedo è, c'è un percorso, sicuramente ce ne sarà uno, ma ce ne saranno di più, ma secondo te c'è un percorso più o meno comune che un insegnante può cercare di intraprendere con le persone che hanno una paura di cadere o comunque una paura nel fare un determinato gesto senza per cui abbiano magari un problema veramente fisico, ma è un problema prettamente di testa. E quindi qualcosa che possa essergli d'aiuto senza, come dire, accentuare il dramma. Dico, no, fallo, che poi non succede niente, poi si fa male e quindi alimenta maggiormente. Si chiama Qual fiducia, è secondo te? Andrea, si chiama fiducia. Sì, come diciamo, come fargli prendere fiducia? Io chiedo se c'è, si può suggerire un percorso. Beh, Andrea, ti faccio una domanda. Se tu dovessi insegnare nuoto a un bambino che ha paura, sei della scuola, lo piglio, lo butto e in qualche modo sta a galla, oppure aspetta, allora vediamo, andiamo nell'acqua bassa dove tocchi, guarda, metti la testa sotto, fai le bolle, poi torni su. Di che sono del secondo approccio, un approccio graduale sempre. Comunque. E allora fai le dovute proporzioni. La paura dell'acqua è una paura atavica, molto profonda, così come la paura di cadere. Ce l'abbiamo tutti, è una cosa proprio che nei sogni si presenta tantissimo, l'incubo in cui si cade. Occhio che la paura di cadere ha molto a che fare con il controllo. Persone estremamente controllate, autocontrollate e anche controllanti, no? Che devono essere sempre, l'esempio estremo è l'ossessivo compulsivo, che deve sempre avere tutto sotto controllo, ha difficoltà a lasciarsi andare. E come diceva Maurizio, per poter cadere devo cominciare ad avere una fiducia. Fiducia vuol dire mollo la presa. Sono su uno scoglio, c'è un mare bellissimo sotto,
oddio, che faccio? Mi tuffo o non mi tuffo? Sono lì, non so che fare, sono combattuto con una cosa forse biologica di non buttarmi nel vuoto e, come dire, l'attrazione per questo colore bellissimo e l'acqua fresca, eccetera. Bisogna, in quel momento ci vuole un atto o di fiducia o di sconsideratezza buona, diciamo. Non certo da dietro gli do uno spintone e lo butto, perché altrimenti quello torna su, a parte che magari mi fa una faccia così, e poi facilmente non si tufferà una seconda volta, almeno che non abbia scoperto, oddio, chissà che cosa. Ma se è una persona che ha una difficoltà nel lasciarsi andare, non lo farà. Allora, molto, in termini molto pratici, usare materassoni sempre più inizialmente molto morbidi, no? Far fare dei piccoli approcci per poter sentire la classica capriola fatta in un certo modo prima che diventi una capriolona di quelle pazzesche, dondolamenti, rotolamenti. La pedagogia, quello che aggiunge l'insegnamento, anche questo fa parte delle competenze. Esatto, esatto, esatto. Eh sì. Tutto per passi progressivi, tenendo conto che quello a cui noi dobbiamo puntare, forse in quel caso non è tanto che l'allievo impari a fare la caduta per bene, ma che cominci a lasciarsi andare. E lo vedrai, se una persona non si lascia andare, non solo che non sa fare le cadute o non le vuole fare, ma anche nella sua fisicità sarà magari tendenzialmente rigido, non avrà quella scioltezza, quella morbidezza che nell'aikido ci deve essere. Prova a vedere. Sì, cioè, senz'altro. Sicuramente ci sono maestri che sanno darti indicazioni migliori delle mie. Sì, ma al di là della tecnica, il mio era un discorso più generico verso l'aspetto psicologico per l'acquisizione della fiducia. Certo, sicuramente l'approccio morbido è poi quello che tendenzialmente faccio, no? E di base con qualcuno riesce, con qualcuno proprio no. Ma al di là di quello mi sembra proprio il problema chiave sia proprio all'interno della testa. Quindi mi chiedevo se c'era, secondo te, a prescindere dal fatto che sia caduta piuttosto che sia fare un qualsiasi altro gesto, ma anche magari al contatto, perché per esempio certe ragazze hanno magari difficoltà, hanno un blocco mentale nel avere un contatto, vengono a fare un'arte marziale e avere un contatto, poi quando si sforzano un attimino e riescono a bypassare magari proprio la prima paura del contatto, anche semplice, riescono poi a esprimere anche dei bei gesti e a esprimere bene il concetto. Però proprio quel blocco mentale lì era proprio centrato su quello, no? La domanda, se c'è un qualcosa che può aiutare a far girare, come dire, la chiave, tutto lì. Un approccio graduale. Mi ripeto, lavorare sulla capacità di lasciarsi andare in generale, quindi sciogliere le rigidità corporee, muscolari intendo, è proprio un muscolo scheletriche. Deve avere un rimando poi sulla, diciamo, sulla, quello che tu definisci di testa. Siccome non siamo scissi, se il corpo comincia a mollare un pochino e seguo questa cosa facendo notare anche alla persona, perché non tutte le persone che sono sciolte debbano essere per forza chissà che cosa, sennò tutte le contorsioniste sarebbero degli illuminati secondo il criterio yoga, e non è così. Quindi seguendo questi passi, tieni presente un'altra cosa. Tu mi hai detto, ad esempio, ragazze che hanno difficoltà nel contatto corporeo. Se sono lì, già sono lì, se no non ci verrebbero neanche. E quindi questo è già un punto, va bene, ok, hai le tue difficoltà, però ti sei iscritta a un corso di Aikido. Entrare progressivamente nel contatto, ricordo benissimo anch'io nella mia pratica di Aikido, l'ho capita anche dopo, il concetto in cui si entrava in contatto con l'altro, ma mai veramente, mai pienamente, perché c'è anche tanto senso di pudore.
Questo lo ritrovo nel kendo. Quando si entra nel kendo, non si entra con il sedere indietro e le mani lanciate avanti. Bisogna proprio aderire, entrare, e questo, diciamolo, entrare di pancia e di bacino, vi lascio intendere che cosa richiami, è molto difficile. Quando nell'aikido mi avvicino all'altro per entrare e arrivare dietro, ma è quasi un'adesione con l'altro. È ovvio che incontreremo tante resistenze, tante difficoltà, ma progressivamente possiamo andare oltre, anche mettendole in chiaro. Il non detto, secondo me, non funziona mai. Incontriamo una difficoltà di questo tipo, rendiamola evidente agli allievi. Diciamo, guardate, qui incontreremo magari questo tipo di resistenza, questo tipo di difficoltà. Allora vedi che magari comincia ad aprirsi uno spazio diverso. Ma grazie, no, grazie, Marciano. Volevo rimanere in argomento perché è molto interessante. Anch'io come te sono un sostenitore che non c'è una scissione tra mente e corpo e anche mettiamoci l'energia. E come te seguo la PNEI, quindi la psiconeuroendocrinoimmunologia, che è quella disciplina che comprende diverse altre discipline che giustificano la relazione tra mente e corpo e viceversa. Quindi se ci sono delle problematiche psicosomatiche ci possono essere delle soluzioni somatopsichiche. Quindi il lavoro corporeo diventa un mezzo, la medicina, quel qualcosa che va a stimolare a livello endocrino fino a centri superiori più fini quello che è l'emotività e la capacità di una persona di relazionarsi con se stessa e col prossimo. Quindi ti chiedo, nelle espressioni marziali che tu conosci, l'aikido, il kendo, il tai chi e quant'altro, sei riuscito a dare un'utilità, un sapore, un qualcosa che possa aiutare in termini specifici delle difficoltà delle persone? Voglio spiegarmi meglio. Così come Andrea ha accennato prima alla difficoltà del cadere piuttosto che del prendere o dell'essere prese, perché poi la cosa non è che si distingua molto nel contatto fisico. Ci sono dei movimenti, ci sono delle, adesso esagero, delle respirazioni, ci sono delle modalità fisiche che hai riscontrato essere maggiormente informative su questi sistemi per permettere alle persone di sbloccare alcuni schemi, liberarsi da alcune paure, rigidità personali. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Credo di aver capito. Vediamo se okay. Allora, che esistano delle cose particolari, nel senso che certo, la respirazione ad esempio è una delle chiavi più importanti, ma della nostra esistenza, quindi figuriamoci, no? Poi nelle arti marziali tradizionali è risaputo, cioè non c'è neanche una reale distinzione fra il termine usato per definire l'energia rispetto a quello che è la respirazione. Il chi, il socio vitale. È una nella nostra tradizione. Quindi il chi o il ci, ma che cos'è? È il respiro, è come respiro o è l'energia? È la stessa cosa, è tutto due insieme, eccetera. Quindi sicuramente l'approccio al respiro, diaframmatico, profondo, ma tutto quello che poi, come accennavo prima, coinvolge la capacità di lasciarsi andare, di mollare delle strutture, di tensioni fisiche. Tutto questo può aiutare, senz'altro, però non mette al riparo da difficoltà altre. E mi piace dire questa cosa, ogni ambito ha un suo limite, no? Quando negli ultimi anni in cui insegnavo ancora Tai Chi,
che io ho chiamato, ho ridefinito Tai Chi Tao, cioè la via del Tai Chi, non Tai Chi Chuan, cioè la lotta del Tai Chi. Mi chiamavano un sacco di persone perché c'era quello che mi dice: ma il fisiatra mi ha detto che mi farebbe bene, oppure ma sai, io ho problemi, che ne so, a dormire e mi hanno detto che col Tai Chi alt. Lì io veramente facevo proprio una selezione. Volevo sentirmi dire e voglio fare Tai Chi perché mi piace, punto. Punto. Se c'è un secondo fine, dico: ma aspetti, il fisiatra le ha detto che. Allora, perché se abbiamo il bersaglio, quello del pub, delle freccette, se c'ho il pallino rosso al centro e quindi posso andare dall'osteopata o dal fisioterapista o dal fisiatra o al limite dal neurochirurgo, perché devo sparare lontano? Siamo sempre nell'ambito di andare a cercare vie che sviano. Se ho un problema emotivo, esistenziale, chiamiamolo come vogliamo, ma non posso risolverlo facendo yoga, facendo Tai Chi o facendo Aikido. Mi possono aiutare, per carità, ma spariamo al centro del bersaglio. Pane al pane, vino al vino. Quindi va bene, ben venga tutto quello che ci può aiutare, ma teniamo sempre presente dove vogliamo lanciare la nostra freccetta. Cose, ecco, anche ritornando nell'ambito delle presunte tecniche di respirazione o corporee che possano portare il corpo a lasciarsi andare, anche lì attenzione, perché conosco persone, forse ci sono passato anch'io, non ricordo, poi mi sarebbe difficile probabilmente valutare, che anche alla luce di una quantità di tecniche evolutive, chiamiamole così, come vogliamo, però fondamentalmente non mollano, non riescono a trarne il giusto beneficio. Allora, facciamo quella tecnica lì, poniamo, ma facciamola in maniera anche giocosa, divertente, cioè cercando di girarla sotto diversi aspetti, altrimenti ho in mente una persona in particolare che accumula conoscenze tecniche, viene e mi dice: ah sì sì, ma allora ho fatto respirazione, sì, sì, ma l'ha fatto con un approccio rigido. E quindi quella cosa che dovrebbe fargli scattare una non rigidità invece diventa una disciplina, ecco. Quindi rompere la disciplina, questo Mimmo Masetti, insomma, ce l'ha insegnato tanto. Sì, allora, fuori degli schemi. Posso? Puoi. Allora, farei un passo indietro, perché mi hai fatto accendere appunto una lampadina prima sulla testa, che è quella che tu hai cominciato a fare kendo, perché appunto cercavi una relazione. Diciamo che le arti marziali portano tutto sommato a armonizzare quello che è la mente e il corpo, no? Partiamo da questo presupposto. Ma tu pensi che ci possa essere, attraverso un percorso, chiaramente non parlo, un percorso lungo, un'alterazione della coscienza attraverso questo percorso? Una percezione che avviene durante questo percorso, che va a sviluppare tutto sommato quella parte del cervello percettivo, chiamiamolo così. Tu, chiaramente io non sono... Hai capito cosa voglio dire? Cioè, per capito. Alterazione della coscienza era discutibile, effettivamente. Allora, diciamo, ragazzi, economia e commercio, ragazzi, il mio limite, possiamo contabilizzare. Se ho capito giusto, allora, arrivare a un punto in cui il nostro modo di porci al mondo esterno è più interno, calcolatorio, razionale, prefrontale, quindi di controllo, diventa un pochino più basso, perché chiaramente tu vai su delle cose che magari poi sono anche difficili da comprendere, chiaro. Certamente. E per chi ascolta. Certamente. Questo è, ad esempio, nel kendo è un punto, ma vabbè, non solo nel kendo, un punto di arrivo fondamentale. Ma quando si dice, non solo nelle arti marziali, di abbattere l'io,
è questo fondamentalmente. Riuscire a essere un praticante che non ha bisogno di difendere se stesso o di attaccare l'altro, che non è lì a dire adesso aspetta, faccio questa cosa, calcolo, ma è una sorta di recettore esatto. O percettore. Infatti è questo, so se ti interrompo Marcello, perché ti spiego questa domanda, perché mi capita, sai che io comunque faccio un lavoro abbastanza difficile, no? Perché lavoro nelle discoteche, quindi ho confronto praticamente con quelli della sicurezza e con problematiche di vario genere. Chiaramente mi capita più volte di sviluppare, non so se sono un mestierante in questa cosa, ma sviluppare questa percezione di quello che potrebbe accadere. Questo non so se è una cosa dovuta alla mia esperienza delle arti marziali che mi ha sviluppato, adesso non portiamo all'esoterismo perché non vorrei portarlo a questo, ma sviluppare quella percezione che dice io so che in quel momento quelle due persone litigheranno. O come può avvenire in un'arte marziale una tecnica, il momento esatto di percezione, chiamiamolo di gestione di spazio, di tempo, in queste cose che si attiva. Però non c'è un controllo di questa attivazione, era questa la domanda più specifica. No. E non lo puoi insegnare. È un qualcosa che non si può insegnare. Perché lì, se prendiamo per insegnamento la classica routine di... diciamo sommatoria, questa cosa che tu mi stai dicendo invece è per sottrazione. E quindi quello che puoi insegnare è sottrarre, ma in fondo non lo puoi insegnare. Non puoi insegnare quella... quello sensibilità. 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 Puoi far tanto e aiutare le persone a destrutturarsi in modo di riuscire a coltivare e ad aver fiducia di quel momento in cui svanisce il pensiero calcolatorio, svanisce i mistici, infatti si facevano chiamare Anam, senza nome, o Wu Ming alla cinese, senza nome, cioè non c'è più lì quel Marcello con dei dati storici e di carta d'identità. È un individuo che percepisce e nel momento in cui percepisco, e non percepisco solo me stesso, chiaro, ma sono immerso nell'ambiente, allora chiaro, percepisco che l'ambiente. Infatti mi hai fatto accendere questa lampadina il discorso quando parlavi del Kendo, no? Dove comunque c'è questo discorso, chiamiamolo di confronto, ma non di scontro, no? Dove c'è questa relazione dove i due comunque hanno questo spazio di vuoto gestito nello spazio e nel tempo, dove avviene qualcosa. E c'è una percezione sicuramente in questo. Presumente. Io credo, per la mia fortuna, di aver appunto tanto, di essermi tanto dedicato alla meditazione, a tutte le tecniche che mi hanno portato a sottrarre, sono riuscito nel Kendo ad avere forse un paio di volte o tre nella mia esperienza. Si chiama la sorpresa. La sorpresa. I quattro vincoli del Kendo. Vi ho preparato anche questa domanda, ma non te la faccio perché poi andiamo troppo nel tecnico. No, non chiedermi cosa tecnica del Kendo perché, ripeto, non sono un esperto. Però ti posso dire, mi è capitato questa fortuna, questi momenti di grazia in cui c'era il vuoto del pensiero. E boh, l'altro parte, io parto. Non lo so, ma non è calcolato. Poi cosa succede? Cambia qualcosa, cambia, oppure anche semplicemente mi rendo conto che sono stato per un secondo in quello stato di grazia, ecco che è già rovinato e sciupato. Poi arriva il maestro, sesto Dan, con cui confrontarti, allora lì, brum, niente, ricrolla tutto e non riesci più a stare in quella cosa. Questo succede tantissimo anche nell'Aikido, quando tu... un secondo. A me è capitato tantissimo quando ho fatto sì da Uke, grandi maestri che potevano essere Tamura o comunque Kawamukai, che avevano una percezione di quello che accadeva, non so se un po' per mestierante o po' comunque come percezione sviluppante durante il loro percorso, però ti capitava di avvertire ancora prima che accadesse quel minuto distante quella forma di squilibrio, magari, capito? Che non era uno squilibrio solo fisico, ma partiva dallo squilibrio mentale. Non so se riesci a percepire quello che vuol dire. Sì. Bene. Se mi taccio. Mancano 7 minuti, Luca, se hai piacere di fare una domanda e poi concludiamo. Sì. Andrea si scusa perché è rimasto senza batteria, quindi è sparito.
Allora, abbiamo, se deduco insomma che più o meno tutti siamo per il superamento del dualismo cartesiano. Faccio vedere qualcosina su anch'io perché cavolo. No, torno un attimo un po' più terra a terra nel cuore della disciplina e faccio questa premessa. Al giorno d'oggi piace molto vedere l'ambito dell'arte marziale comunque nella società in cui stiamo vivendo, no? E al giorno d'oggi, diciamo, una cosa che è venuta meno rispetto alla società del passato è quella dei riti di passaggio. E io mi chiedo, no, all'interno dell'arte marziale, visto che c'è la consuetudine moderna, no, degli esami per il passaggio dei gradi, e che è spesso, no, oggetto di discussione, insomma, l'utilità, se diciamo, la cintura poi ti dà la competenza, eccetera, io ti chiedo, secondo te, nel momento in cui gli esami ovviamente diventano strutturati in un certo modo e formulati in un certo modo, possono sostituire i riti di passaggio che abbiamo un po' perso nel tempo? E Sono quindi di posso... passaggio. Lo lo sono già. sono già di per sé. Ogni, diciamo, a differenza, ad esempio, di una competizione in cui non mi sentirei di definirlo un rito di passaggio. Una cosa importante, anche qui, no, torniamo sempre alla questione: come mi approccio alla competizione? Per mettermi alla prova, per vedere cosa succede quando c'è quel pizzico di adrenalina, di paura, di aggressività che salta fuori e si cresce anche in quello. Oppure lo faccio perché devo vincere e basta. Lì parlare di riti di passaggio non me la sentirei, ma gli esami sono questo fondamentalmente. Che cos'altro se non, come dire, il fatto che si acceda anche su determinati schedari a primo dan, secondo dan. Si cresce in questa società, nel villaggio dei praticanti, diventi qualcosa in più, qualcosa di diverso. Quindi sono dei riti di passaggio, senz'altro. E a parte che ovviamente anche in un esame rientrano in gioco gli stessi elementi emotivi di una gara. Paura, aggressività, magari anche, ci può stare anche. Però la paura, no? Sono di fronte a un giudizio, allora devo dare il meglio di me. E sono prove interessanti. Io non sono mai stato un estimatore degli esami, però da questo punto di vista, beh, possono essere dei grandi strumenti di crescita personale. Riti di Che risposta? passaggio ce ne sono comunque nella nostra società. Antropologia culturale, ho preso 30 e ho fatto la tesi in antropologia culturale, per cui esami, riti di passaggio, so a cosa ti riferisci. Se si Ok. guarda bene, ce ne sono ancora tanti nella nostra società. Sì, qualcuno è stato sostituito, altri... Sì, sono Sì, è celati magari da vero. altro, ma comunque ci sono, siamo ancora con quella Infatti tribù. il focus, almeno per quello che mi riguarda, è proprio questo, il fatto che si è perso un po' nel senso comune questa importanza, cioè vengono un po' dati per scontato, e invece tornare a sottolineare l'importanza che hanno forse aiuterebbe anche proprio a rafforzarli nell'ottica di riti di passaggio autentici, uso questo termine, ma Sì, ecco questo. certo. Grazie. L'accenno l'hai appena accennato e ritorno a quello che diceva Maurizio, la Kama, o Akama, non so come lo chiamate. L'abito fa il monaco o non fa il monaco? Abbiamo fatto Si dice che l'abito non fa il recentemente, monaco, però a abbiamo fatto volte. recentemente. Però a volte A aiuta. volte aiuta. A volte Sì, aiuta, sì, sì. sì. Va bene. Allora ti posso girare l'articolino che ho scritto Certo, sull'abito? assolutamente Bene, è proprio il sì. È tema. stato uno degli argomenti trattati in passato. Ma allora, siamo arrivati alla conclusione di questo piacevolissimo e interessantissimo incontro. Marcello, ti ringrazio, a nome di Grazie a voi. tutti e Ovviamente anche di tutti ti Andrea. ringraziamo.
anche di Andrea che è sparito per cause energetiche, ma non le energie che discutiamo noi, era il telefonino che si è scaricato. C'erano altre 30 domande, perché poi c'erano quelle delle competenze, c'era quella del Budo, c'era quella sulla tradizione, quella sulla cultura Allora, orientale, sulla cultura occidentale, l'approccio pedagogico. quindi, caro Ce n'era. Marcello, ti informo che ti sei salvato da Maurizio. Ma per me sono sempre chiacchierate, Lo piacevoli. richiameremo, voglio dire, lo Infatti, richiameremo. io adesso senza alcun impegno, non sentirti assolutamente in dovere di nulla, ma se avrei piacere, a noi farebbe piacere, parlo credo a nome di tutti, incontrarti nuovamente su questa piattaforma e discutere d'altro, anche perché, ripeto, c'è questo mondo poco affrontato nel panorama delle arti marziali che secondo me è Chiaro. fondamentale ed è il completamento della medaglia, ecco, l'altra faccia della medaglia. Siamo tutti molto hardware, parliamo di software, ma nessuno va nel software. Quindi, Sì. secondo me, è E importante poi dare un contenuto al contenitore, ecco, mettiamola così. Sergio, e perché no anche sul tatami, no? Dopo 15 anni che non lo incontro Assolutamente. sul tatami, piano Per piano, adesso, piano piano, perché esatto. siamo tutti abbastanza provati dal Visto i problemi di Covid. salute da cui è uscito Marcello, e fortunatamente Piano piano. bene, avremo piacere e occasione di incontrarci sicuramente appena riapriranno le danze, come si dice, speriamo presto. Le Nel danze o le gabbie? frattempo, le danze, le gabbie purtroppo anche quando sono aperte la gente non esce, quindi, ma questo è un altro grande argomento. Lo so, l'ho messa lì. Allora, Affrontare anche quello. ringraziamo tutti e al prossimo argomento e speriamo di essere sempre più seguiti e numerosi. A presto e grazie ancora a Grazie a tutti tutti. quanti. Grazie. Ciao.